nello stesso millesimo anno dopo la passione di Cristo, il 29 giugno, un venerdì, 28° giorno della luna, ci fu un'eclissi o oscuramento del sole che durò dall'ora sesta fino all'ottava di quello stesso giorno e fu un evento terribile. Il disco del sole diventò color zaffiro e nella sua parte superiore si potevano vedere le immagini della luna al suo primo quarto. Gli uomini, guardandosi, vedevano sui propri volti il pallore della morte. Ogni cosa intorno sembrava avvolta in una nube color zafferano. Uno stupore e uno spavento immenso si impossessò del cuore degli uomini, perché la vista di questo spettacolo faceva loro comprendere che presto qualche triste sciagura si sarebbe abbattuta sul genere umano. Dappertutto furono commessi delitti contro il diritto e la giustizia, sia in campo ecclesiastico che in quello temporale. Lo sfrenato desiderio di facili guadagni faceva sì che quasi mai si incontrasse quella sincera lealtà reciproca che è fondamento e sostegno di ogni onesta convivenza. E quasi per rendere più evidente che i peccati della terra si spingono fino al cielo. Il sangue ricopre il sangue, come gridò il profeta. In effetti, la sfrontata avarizia che si era impadronita dell'animo degli uomini metteva in pericolo anche la loro fede ed era causa di rapine, di incesti, dello scontro di cieche ambizioni, di furti e di infami adulteri. Ahimè, ognuno si vergognava di dire quello che pensava di se stesso, ma nessuno provvedeva a correggersi da questa funesta abitudine al male. Buonasera, il brano letto da Arnoldo Foà è di Rodolfo il Glabro, un monaco francese che nell'anno 1000 aveva all'incirca 25 anni. Intellettuale inquieto, Rodolfo tendeva a vedere in un'eclisse di sole i segni premonitori di una prossima fine del mondo. La leggenda dei terrori dell'anno 1000 è nata in gran parte di qui, ne abbiamo parlato la puntata precedente. Ma Rodolfo ci dice anche che il giorno dopo tutta l'Europa diventò un grande cantiere di opere, come se la gente avesse ritrovato improvvisamente la voglia di vivere e di lavorare. E questa non è più una leggenda. I segni di ripresa demografica ed economica che si erano riscontrati già nel secolo precedente si accentuarono e investirono in particolare il mondo delle città. Nel corso del secolo, sia al centro che alla periferia, nella Chiesa, si levarono voci che chiedevano una profonda azione di riforma. Alla fine del secolo avremo con la crociata, con la prima crociata, un altro segno di risveglio dell'Occidente. Questi fenomeni hanno interessato in maniera diversa l'Europa e l'Italia.
Cominciamo per ordine dal problema della rinascita delle città. E qui con noi per parlarne in studio Cinzio Violante dell'Università di Pisa. In effetti ci fu una rinascita cittadina molto diffusa per tutta l'Europa e particolarmente in Italia, dove questa rinascita fu precedente all'anno 1000, addirittura dall'inizio del secolo X, proprio in risposta alle invasioni ungare che provocarono un afflusso di contadini nelle città, la ricostruzione delle mura e l'affermarsi del potere cittadino nelle città. La differenza fra le città italiane e le città di Oltralpe, specialmente le città fra il corso del Reno e quello della Loira, consiste in questo: le città italiane sono tutte di origine romana e non hanno subito una gravissima crisi, qualche volta una restrizione della superficie urbanizzata. In Oltralpe le città romane sono la minoranza e queste stesse hanno subito una notevolissima crisi, qualche volta fino a ridursi a un piccolo nucleo fortificato, come a Parigi la romana Lutezia Parisiorum, che si è ridotta alla fortificazione della isola dove c'era e c'è ancora la cattedrale cittadina. Altra differenza è questa, che le città italiane sono tutte vescovili, mentre le città di Oltralpe non sono tutte vescovili, forse sono la minoranza, e in queste anche il vescovo ha avuto una importanza minore che in Italia, importanza sia dal punto di vista civile e dal punto di vista sociale e sia dal punto di vista della continuità culturale. La grande maggioranza delle città fra il Reno e Loira è costituita da un nucleo iniziale fortificato, un castello comitale, un monastero fortificato, anche una cattedrale fortificata, attorno al quale si è creato un insediamento costituito da mercanti girovaghi che a un certo punto si sono fermati con le loro famiglie, con i loro dipendenti, specialmente quando la fortificazione si trovava a un nodo stradale e ancora di più quando questo nodo era costituito dall'incrocio di due vie, una fluviale e l'altra terrestre, che costringeva a un trasbordo. E allora questa popolazione di mercanti e affini e dipendenti ha costituito il nucleo fondamentale della popolazione urbana e quindi le città effettivamente possono dirsi in quella zona come figlie del commercio. Sentiamo ora sui mercanti del secolo XI in Europa un brano dello storico belga Henri Pirenne. I loro antenati sono poveri, gente che non ha nulla da perdere e tutto da guadagnare. Sono individui senza paura, esperti, pieni di risorse, che hanno visto il mondo, che conoscono le lingue, che la povertà rende ingegnosi. Qualcuno è riuscito in una spedizione di pirateria, ha saccheggiato un porto, ha catturato una nave ben carica. Torna, può assumere dei poveri diavoli e ricominciare. O comprare da qualche parte del grano a buon mercato e portarlo dove imperversa la carestia. Così, in quella società agricola in cui i capitali dormono, i mercanti vendono e comprano, non per vivere, ma per guadagnare. Essi non producono niente, trasportano. Non sono ancora dei professionisti, ma stanno per diventarlo. Riassumendo, credo che allora si possa dire che la specificità del caso italiano nel secolo XI consiste in questa maggiore varietà delle componenti della popolazione cittadina. C'è anche di più. Partendo dalla grande proprietà di tipo disperso, come ci abbiamo detto, si crea una signoria rurale, che diremmo fondiaria, nella quale il proprietario ha dei poteri signorili, cioè dei poteri di comando, non soltanto di tipo privato ma di tipo pubblico, nei riguardi dei propri dipendenti che coltivano i suoi possessi dovunque essi si trovano, in maniera dispersa come abbiamo visto. Ebbene, da questa situazione si passa a una situazione nuova, cioè verso la signoria rurale territoriale, nella quale il signore
ha un potere, diremmo signorile, entro un territorio, un piccolo territorio, non soltanto sulle sue proprietà dirette, ma anche sulle, su terreni di proprietà altrui, purché si trovano entro l'ambito di un territorio. E sugli uomini che abitano su questo territorio? Tutti gli uomini che abitano in questo territorio, purché siano di condizione lavoratori della terra. Questo territorio si è venuto lentamente definendo, e definendo anche una sua particolare consuetudine del luogo, consuetudo loci, come si dice, che consiste in tanti aspetti della piccola vita quotidiana e dei piccoli fatti giuridici e, per dare un'idea più visiva, anche dei pesi e delle misure. Per cui ci sono dei particolari tipi di pesi e tipi di misure usati nella vita agraria e nel commercio che sono validi per tutto l'intero territorio, singolo territorio rurale e non al di fuori di questo. La signoria che il signore esercita è costituito da un potere giudiziario e da un potere di banno, come suol dire, che è un potere di comando, la possibilità di emanare degli ordini, di comminare delle pene per i trasgressori e al fine di ottenere delle prestazioni di tipo militari, delle prestazioni di manodopera per la costruzione del castello, il rettamento del castello o dei tributi di carattere finanziario. Violante ci ha indicato a quali poteri erano sottoposti i contadini delle campagne italiane nel secolo XI. Vorremmo adesso vedere come questi contadini lavoravano la terra, con che strumenti e soprattutto che cosa mangiavano, come si nutrivano. Per questo ci siamo rivolti ancora una volta a Umberto Broccoli, che per questa puntata si vale dell'assistenza di Massimo Montanari dell'Università di Bologna. Buonasera, questa sera proviamo a interessarci, a esaminare da vicino la vita quotidiana in una capanna contadina, quindi gli usi e i costumi dei contadini a cavallo dell'anno 1000. Per quanto questo anno 1000 sia estremamente indicativo, perché, come vedremo, certi usi e certi costumi in ambiente contadino, in ambiente rurale, continuano un po' sempre. E per far questo, ancora oggi, come una volta, ci siamo aiutati con la ricostruzione di una capanna fatta, come potete ben vedere, con pareti di vimini, nella quale capanna la suppellettile è praticamente inesistente. E noi sappiamo molto della suppellettile delle capanne contadine di questo periodo, perché abbiamo tutta una serie di documenti che a me come archeologo interessano estremamente molto, in quanto sappiamo che probabilmente gli unici elementi di suppellettile erano queste casse panche a muro, che vengono chiamate scripneum, scrigno, casse panche che avevano la funzione di ripostiglio di quei pochi indumenti che facevano parte del patrimonio familiare di una famiglia contadina in senso lato, nel Medioevo in senso lato, a cavallo del 1000 come data di comodo. Pareti di vimini, cassapanche, e sappiamo anche che probabilmente non esistevano letti in quanto tali, ma la vita era abbastanza scomoda in quanto si viveva in promiscuità. Uomini e animali vivevano insieme e noi qui lo vediamo chiaramente. Vivevano insieme e probabilmente dormivano anche insieme, non su letti, ma sulla paglia, quindi su dei pagliericci. Ma accanto alle pareti di vimini, alle casse panche, ai pagliericci, abbiamo anche voluto mettere nella nostra capanna contadina, e lo sappiamo per certo che esistesse, il telaio. Un telaio che aveva ovviamente la funzione permettere alla donna di tessere la tela. La donna, noi sappiamo che viveva da sola in casa, mentre i contadini, mentre gli altri membri della famiglia erano fuori, e attendeva tutti i lavori domestici, ivi compreso quello di garantire della stoffa, della tela, alla famiglia che è gestita dalla donna stessa. Ma immaginiamo anche i nostri contadini che rientrano dal lavoro dei campi. Sono vestiti in maniera molto semplice e sappiamo anche i nomi di questi panni, di questi indumenti che portano indosso. Si tratta della cioppa, del copparone. La cioppa è questa specie di mantellino, un mantellino d'uso che si usava appunto per lavorare nei campi, e hanno deposto degli strumenti estremamente semplici. Si tratta, come avete visto, di aste, di pali, di falcetti, estremamente semplici, che dovevano aiutare il contadino nel duro lavoro dei campi,
e soprattutto nel duro lavoro che legato, collegato all'aratura. Abbiamo parlato di aratura e io qui ho portato un modellino di un aratro. Un aratro che possiamo in dettaglio vedere meglio. Aveva il vomere costituito da questa punta di metallo, a volte non c'era nemmeno questa punta di metallo, ma più semplicemente una punta di legno bruciato, e con i manicchi, che sono questi veri e propri manici, e come possiamo vedere materialmente, probabilmente serviva a scalfire la terra e non certo a solcarla. Nel corso del Medioevo, cioè dopo il 1000, sappiamo che l'aratro cambia, sappiamo che diventerà forse più complesso, ma è un problema che non vorrei affrontare questa sera, mentre invece vorrei parlare ancora di un altro strumento che è servito ai contadini in questo periodo, cioè a dire il mulino ad acqua. Mulino ad acqua che non nasce nel Medioevo né è un'invenzione propriamente medievale. Noi siamo documentati del fatto che il mulino esisteva e del mulino parla uno scrittore abbastanza famoso che è Procopio, che ha scritto un libro dedicato alle guerre gote, e questo scrittore allude esplicitamente al mulino. Però prima di leggere il passo di Procopio diciamo due parole di questo modellino che ho portato. Innanzitutto si tratta di una scoperta archeologica. Scoperta archeologica avvenuta nel Tevere qualche anno fa, quindi una scoperta di archeologia subacquea. Sono stati trovati alcuni elementi di un mulino che hanno permesso la ricostruzione di questo modellino che vi mostro e adesso quindi leggo anche il passo che allude al mulino stesso. Belisario, dice Procopio, Belisario è un generale che vive per l'appunto nel 530-537, attaccò funi tese al massimo da una riva all'altra del fiume e vi legò due barchette affiancate. In ciascuna barchetta mise due mole e in mezzo il congegno che soleva farle girare. E noi lo abbiamo visto ricostruito in questo modellino. Mulino che serviva moltissimo al contadino medievale e per la macina del grano, e poi avrà uno sviluppo nel corso del Medioevo, e lo vedremo utilizzato nella puntata dedicata alla fabbricazione della stoffa, perché mole facevano anche da ottimo aiuto a coloro i quali lavoravano nei laboratori di tessitura. Ma lasciamo il nostro mulino e proviamo a rientrare nella capanna contadina, dove la donna, che sappiamo per certo serviva, cucinava e serviva a tavola, sta preparando una zuppa, zuppa destinata appunto ai contadini che già sono seduti in attesa di mangiare. Ma per sapere meglio che cosa mangiassero i contadini in questo periodo, abbiamo fatto venire qui con noi Massimo Montanari dell'Università di Bologna, che ci illustrerà qualcosa del mangiare contadino. Questa zuppa che è stata preparata in questa casa per questa cena domestica è una tipica zuppa contadina del Medioevo, composta di vegetali di varia natura, ortaggi, legumi, cereali. Ortaggi che sono fondamentali come cibo quotidiano, in particolare ricorderei le rape, le cipolle, il cavolo. E poi i cereali, non il frumento che era piuttosto destinato alle tavole più ricche, mentre i contadini si cibavano di cereali inferiori, la spelta, il farro, l'orzo, l'avena, il miglio, il panico, il sorgo, tutti cereali il cui uso alimentare non era preferibilmente quello del pane, ma piuttosto quello delle zuppe, come questa che appunto abbiamo visto preparare, e quello delle polente, come questa polenta di miglio che appunto per l'occasione è stata qui preparata. Quindi prospetta una contrapposizione di tipo sociale fra cereali inferiori e frumento, che poi si ripercuote sul livello alimentare in una contrapposizione fra zuppe e polente da un lato come cibo popolare e pane, e in particolare pane bianco di frumento come cibo di lusso dall'altro. Il pane esiste anche sulle tavole contadine, ma è questo pane nero, questo pane di segale solitamente, che appunto nel Medioevo costituisce il pane principale in queste mense. Oh, hai parlato di ortaggi, di cereali, di legumi, ma esisteva anche la carne nelle tavole contadine, si mangiava anche della carne.
Sì, la carne non manca su queste tavole e si tratta però di alcuni tipi di carne soprattutto. In primo luogo direi il pollame domestico, i polli, le galline, le oche anche. E in secondo luogo, ma forse dal punto di vista quantitativo è ancora più importante, il consumo di carne di maiale, che è la carne per eccellenza delle popolazioni rurali nel Medioevo, carne che era importante anche perché si conserva particolarmente bene e quindi garantiva un minimo di approvvigionamento alimentare per tutto il corso dell'anno, conservata appunto mediante queste tecniche tradizionali di insaccamento, di affumicamento, di salagione. Abbiamo anche dei prodotti, direi, alimentari derivati dal mondo animale, come per esempio le uova. Le uova, certamente, che dovevano essere molto importanti come sostentamento energetico. E anche i formaggi. E sappiamo che ovini e caprini erano utilizzati principalmente per produrre latte e il latte principalmente era usato per fare formaggio. Come mai da un certo momento in poi la carne viene via via meno, comincia a mancare sulle tavole popolari? Questo è un grosso problema. Noi in realtà ci troviamo in questi decenni a cavallo dell'anno 1000 che abbiamo un po' scelto come data di comodo. Sì, di riferimento di comodo. Come punto di riferimento, sì, per questa nostra trattazione. Ci troviamo in un momento critico, in un momento importante di trasformazione dell'alimentazione dei ceti rurali. Nel senso che si sta passando da un'alimentazione in cui la carne ha un ruolo importante, come nell'alto medioevo, a un'alimentazione in cui invece la carne viene sempre più emarginata, sempre più esclusa da questa tavola. Questo è un fenomeno legato ai cambiamenti di economia e ai cambiamenti nei rapporti economici e sociali. In questo senso, nell'alto medioevo, cioè nei secoli che grosso modo si fanno terminare al 1000, certo, sì, noi abbiamo un tipo di paesaggio che è coperto di boschi, di pascoli, e quindi un tipo di economia basato principalmente sulla caccia e sull'allevamento brado del bestiame. E bisogna dire che queste attività venivano esercitate da tutti, anche dai contadini, quindi i prodotti di queste attività, la carne, non mancavano sulla tavola di nessuno. Perciò in questo periodo, non che manchino differenziazioni sociali all'interno del cibo, anzi ci sono e forti, però riguardano soprattutto l'aspetto della quantità del cibo. Cioè mangiava di più il ricco e di meno il povero, insomma questo è il concetto, sì, caricaturato. Sì, certamente, il fatto di mangiare molto è proprio indizio di un certo ceto sociale. È noto l'aneddoto di Guido di Spoleto che sarebbe stato escluso dalla corona di re dei Franchi perché mangiava troppo poco. Questo è proprio un aneddoto che racconta Liutprando nel X secolo. Ecco, questa situazione poi si modifica col tempo. Il paesaggio si agrarizza, nel senso che diventa sempre più occupato dall'agricoltura e i boschi diminuiscono, si restringono le attività silvopastorali e i ceti rurali a poco vengono emarginati da queste attività, cioè si moltiplicano i divieti di caccia, vengono limitati i diritti d'uso sui pascoli e vengono create delle riserve. Tutto questo contribuisce a escludere a poco la carne, o almeno certi tipi di carne, dalle tavole contadine e a creare sempre più chiaramente, col passare del tempo, l'immagine della carne come simbolo di un ceto sociale superiore. Dunque, due cose ancora volevo chiedere proprio in conclusione. Innanzitutto, bevevano anche. Certamente, e quindi, bevevano. Qual era la bevanda per eccellenza in questo periodo? Penso che sia il vino. Il vino direi più ancora dell'acqua, nel senso che se l'acqua poteva spesso porre dei problemi di potabilità, il vino aveva delle proprietà antisettiche anche molto utili dal punto di vista proprio medicinale. Quindi vini di tantissime qualità, vini pregiati per i signori, vini di scarsa qualità per i contadini, comunque il vino è la bevanda universale del Medioevo. Poi la seconda cosa, abbiamo parlato anche di una vita abbastanza di stenti, abbiamo visto gli attrezzi abbastanza rudimentali, c'è un problema, il problema della fame, il problema delle carestie, quando la carne scarseggia i raccolti diventano così di secondaria importanza e a un certo punto si soffre anche la fame. Ecco, chiudiamo un momento con questo concetto. Sì, la fame è una realtà presente nel Medioevo e d'altra parte non solo nel Medioevo. Certo.
E anche questo problema però va qualificato storicamente, cioè mentre la fame alto medievale è una fame diversificata, nel senso che mancando il pane, mancando la polenta, c'è qualche via d'uscita, c'è la cacciagione, c'è qualcosa su cui contare di alternativo, poi col passare del tempo si punta sempre più su questi cibi di carattere vegetale e quindi la carestia di questi prodotti, quindi il mancato raccolto dei cereali in particolare, si traduce in modo molto più immediato, molto più automatico, vorrei dire, nella fame, che è una realtà d'altronde che non dobbiamo identificare solo nel Medioevo, perché è una realtà che abbiamo conosciuto fino a decenni, vorrei dire, molto vicini. Certo, e vale la pena forse ricordare ancora che in questi momenti il pane si faceva con tutti gli ingredienti, non certo più con la farina, anzi ne vuoi ricordare qualcuno? Sì, le cronache ci raccontano di pane fatto di ghiande, fatto di castagne, fatto di terra addirittura. Quindi in chiusura vorrei ricordare ancora una cosa. Abbiamo visto questa popolazione contadina che vive la terra come effettivamente con un lavoro molto pesante. E verso la terra che poi dà sfama la città non è altrettanto benevola. Sentite per esempio come Gareni Loranese, uno scrittore cittadino, descrive in maniera abbastanza ridicola un contadino. Aveva un gran ceffo più nero di un pezzo di carbone e ci correva più di un bel palmo fra i due occhi e aveva grandi gote e un enorme naso appiattito e grosse narici larghe e labbra tumide più rosse di carne ai ferri e dei dentoni gialli e brutti. Si tratta di una descrizione estremamente cruda, basti ricordare che il nero di cui parla Gareni Loranese è il nero del lavoro dei campi e l'abbronzatura di chi lavora fuori, la contrapposizione al pallido di chi invece è in città e quindi non conosce questa realtà. Una descrizione cruda che etichetta un mondo, quello contadino, ed è un'etichetta che la città pone per diversificarsi dalla campagna. E con questo concetto io ringrazio innanzitutto Massimo Montanari della collaborazione e della consulenza che ci ha assicurato e do appuntamento alla prossima puntata. Buonasera. Violante ha fatto più spesse volte riferimento ai vescovi. Abbiamo visto vescovi in tutte le salse, vescovi soprattutto che esercitano dei poteri. Ora è evidente che questa funzione del vescovo, soprattutto come detentore del potere, come signore, andava contro quella che era la tradizione invece del vescovo pastore. Su questo tema ci intratterrà Giorgio Cracco dell'Università di Padova. Quando si parla di riforma della Chiesa, si pensa immediatamente a Cluny, cioè al grande monastero fondato in Francia nel X secolo. Cluny, tuttavia, significa qualcosa anche per l'Italia, perché quell'abbazia fu fondata proprio per sfuggire al controllo del vescovo locale. Ora, qui si pone appunto il problema del ruolo del vescovo che riguarda in particolare anche l'Italia. Si parla, quando si accenna alla riforma della Chiesa, appunto di una situazione di grave immoralità di cui soffriva il clero, cioè della simonia, ossia il commercio delle cariche e dei beni spirituali. Si parla di concubinato, ossia di commercio con le donne da parte degli ecclesiastici. Si può aggiungere anche il fatto che questa Chiesa del X secolo, i primi XI, era in una situazione difficilissima per il fatto che non era protetta da forze superiori, doveva in sostanza difendersi da sola. Quindi una Chiesa che era costretta a ricorrere di frequente all'uso della forza e della violenza. In particolare mi ricordo di un vescovo di Camerino che è citato come un'eccezione perché si rifiutò di usare la spada. E anche nel caso dell'abbazia di Novalesa si racconta di un monaco che con le sole sue forze dovette difendersi dai briganti che avevano fatto, diciamo così, man bassa delle provviste dell'abbazia. Come uscire da questa situazione? L'uso della forza, l'uso della violenza, ricorrere alle protezioni locali, per cui molti vescovi erano solo la longa manus, cioè una specie di prolungamento dei poteri locali.
era una maniera di cacciare la Chiesa in una specie di vicolo chiuso. Allora cominciò a scattare la molla per cui era importante non fidarsi più della forza degli uomini e invece affidarsi alla forza dello spirito. Quali sono i primi segni di una ripresa, di una presa di coscienza del problema perlomeno? Direi che sono segni diffusi e noi possiamo anche esemplificarli. È sintomatico, ad esempio, che compaiano alcuni movimenti ereticali. In Italia, a Monforte d'Alba, in Piemonte, un'intera comunità assume delle espressioni religiose del tutto nuove, cioè rifiuta completamente la Chiesa, i sacramenti, rifiuta il matrimonio e desidera scelte esclusivamente spirituali, interiori, cioè saltare le mediazioni di questo mondo e mettersi in rapporto diretto con Dio. La santità salvava più della forza. Ma questo concetto non era patrimonio solo di piccoli gruppi ereticali, comincia a essere patrimonio anche di forze ortodosse, di vescovi importanti, di comunità religiose e monastiche, per cui comincia a profilarsi di importanza di alcuni monasteri che diventano emblematici, non so, il monastero ad esempio di Camaldoli, il monastero di Fonte Avellana, di Vallombrosa. Gli stessi ecclesiastici cominciano a voler vivere come monaci. Non dobbiamo trascurare il peso dei laici. Ad esempio a Milano abbiamo il fenomeno della cosiddetta pataria, che certamente ha una grande importanza nella formazione del comune. Il papato rimane passivo? Il papato non è che rimanga passivo. Innanzitutto ci sono dei buoni papi, buoni nel senso riformistico, che promuovono questa azione di riforma, però le implicazioni politiche della riforma comportano che cosa? Che qua, non dico improvvisamente, ma certo, questa è una grande novità da sottolineare, per la prima volta nella storia della Chiesa il Papa si trova al centro di una serie di forze che guardano a lui come all'ago della bilancia, per cui l'iniziativa della riforma passa dall'imperatore al Papa. E difatti la riforma della Chiesa si chiamerà riforma gregoriana in riferimento al più attivo di questi papi riformatori, cioè Gregorio VII. Gregorio che in un'occasione volle sintetizzare il suo pensiero in alcune formulazioni molto icastiche che sono passate alla storia con il nome di Dictatus Pape, cioè di proposizioni dettate personalmente dalla viva voce del Papa. Soltanto il Papa può deporre o assolvere i vescovi. Soltanto il Papa può usare le insegne imperiali. Solo al Papa tutti i principi debbono baciare i piedi. Soltanto il Papa può deporre gli imperatori. Nessuno può giudicare il Papa. Chi non è con la Chiesa non può essere considerato cattolico. Il Papa può sciogliere i sudditi dal giuramento di fedeltà fatto ai sovrani iniqui. Per capire il documento che abbiamo appena ascoltato, bisogna ricordare che normalmente i vescovi erano creati dal potere laico. In seguito al movimento di riforma, questa situazione non è più tollerabile da Gregorio VII. Allora si capisce come in questo documento si proclami la superiorità assoluta del potere del papato su tutti i poteri di questo mondo. Era in sostanza la traduzione del principio che a governare la storia era lo spirito. L'imperatore non può accettare questa impostazione, quindi si arriva alla rottura totale fra Gregorio VII ed Enrico IV. Al culmine di questa rottura, atto eccezionale mai prima avvenuto, Gregorio VII scomunica l'imperatore Enrico IV. Come vicario di Cristo, io ho il potere di sciogliere e di legare in terra ciò che è sciolto e legato in cielo. Per la difesa e l'onore della Chiesa, io, legittimo Papa,
scomunico, in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il re Enrico, figlio di Enrico Imperatore, che con inaudita superbia ha osato insorgere contro la Chiesa. Ti tolgo il regno d'Italia e di Germania e libero tutti i cristiani dal giuramento che gli hanno fatto. Proibisco che d'ora in poi gli si presti obbedienza come re. È giusto che perda l'onore e il potere colui che si sforza di sminuire l'onore dovuto alla Chiesa. Io dunque in nome tuo, o Pietro, lo stringo col laccio della scomunica. Ma quali erano allora le conseguenze concrete di una scomunica? Di per sé, sul piano religioso, scomunica significava esclusione di un credente dalla comunità dei credenti. Nei Dictatus Pape si legge anzi che non si può vivere sotto lo stesso tetto di uno scomunicato. Beh, questo vale per qualunque scomunicato. Nel caso di Gregorio VII e di Enrico IV, Enrico aveva molto più da perdere. Certamente, perché la scomunica religiosa diventava anche una scomunica sul terreno politico. Un invito alla disobbedienza generalizzata. Esatto, oggi diremmo un invito alla disobbedienza civile anche, nel senso che fu un'occasione che immediatamente colsero tutti gli avversari di Enrico IV in Germania, i quali appunto trovarono il momento giusto per ribellarsi contro di lui e anzi fu organizzata una riunione in Germania dove ufficialmente l'imperatore Enrico IV avrebbe dovuto essere deposto. A questa riunione avrebbe dovuto partecipare lo stesso Gregorio VII. E quale fu allora la reazione dell'imperatore? Dobbiamo premettere un piccolo fatto. Gregorio VII partì per la Germania per partecipare a questa riunione dei grandi tedeschi. Lungo il viaggio si fermò nel castello della contessa Matilde, che era allora capo della formazione politica più importante dell'Italia del Nord. Che cosa fece Enrico IV? Enrico IV non rimase inerte ad aspettare il verdetto della riunione in Germania. Giocò d'anticipo. Giocò in qualche maniera d'anticipo. Si precipitò con poche forze presso il Papa, arrivò a Canossa per ottenere l'assoluzione dalla scomunica. L'episodio di Canossa è uno degli episodi più famosi della storia medievale. Per sapere qualcosa di più dell'episodio e di Matilde, che ne fu in qualche modo la protagonista, Rossana Podestà è andata sul luogo dei fatti nel castello di Canossa. Gli storici sono tutti d'accordo nell'affermare che la donna nel X e nell'XI secolo cominciava a farsi valere, cioè, come si dice oggi, a gestire il potere. Una delle donne il cui ruolo nel Medioevo è stato di primissimo piano è Matilde di Toscana. Questi luoghi sono legati al suo nome, Matilde e Canossa. Matilde nasce nel 1046 da Beatrice, contessa di Lorena, e da Bonifacio III di Canossa. Bonifacio III, il padre di Matilde, era un uomo imponente, d'animo ed aspetto piuttosto rude. Questa specie di gigante che terrorizzava tutti i suoi nemici era però molto innamorato della sua bellissima moglie, la madre di Matilde, e i cronisti del tempo ci raccontano che era lui a servirla a tavola e che per farla contenta invitava a corte i più famosi menestrelli dell'epoca perché le cantassero le canzoni d'amore che lei preferiva. Addirittura ci è stato tramandato il titolo di una di queste canzoni, un titolo dolcissimo che fa All'entrata del tenus claro, che vuol dire all'inizio della primavera. Fu quindi Beatrice, che oltretutto era una donna molto pia, a portare ordine e dolcezza alla corte di Canossa. Purtroppo è rimasto così poco di questo castello che sembra impossibile che proprio qui dove mi trovo io ci fosse una volta la cripta della chiesa di Sant'Apollonio. Uno dei reperti meglio conservati è uno splendido fonte battesimale che si trova al museo del castello. In questa chiesa veniva conservato un tesoro ricchissimo che Matilde fece fondere per aiutare il Papa nella sua guerra contro l'imperatore. Si dice che il risultato di questa fusione fosse di 9 libbre d'oro e 700 d'argento. Nell'XI secolo Canossa era il maggior feudo d'Italia, temuto, rispettato ed invidiato persino dall'imperatore Enrico III,
che tentò più volte di strapparla a Bonifacio. A soli 7 anni, Matilde restò orfana di questo potentissimo padre, ucciso in un agguato, e poco dopo le morirono anche 2 fratelli, Federico e Beatrice. E così restò sola con la madre, padrona di questo castello e di altri possedimenti qui intorno. La scelta di questa località fu chiaramente dovuta a ragioni di strategia difensiva. Infatti, da quassù si domina tutta la vallata. Matilde cresce in questo castello, dedicando molto del suo tempo allo studio, ma non dimenticando di imparare anche l'equitazione e l'uso delle armi. A 20 anni già aiuta la madre negli affari di Stato e i risultati sono così efficaci che i potenti vedono in questa giovane donna, così colta, così fiera e sicura nella diplomazia, una vera promessa della politica italiana ed europea. Ma non solo suscita l'entusiasmo fra le genti del suo rango, anche il popolo l'ammira quando, cavalcando con i suoi biondi capelli al vento, si reca a visitare un feudo vicino. Naturalmente questa donna così affascinante aveva colpito la fantasia di molti feudatari, perciò cominciarono a contendersela e a chiederla in sposa, attratti anche dal fatto che Canossa domina la Padania, un punto molto importante fra papato e impero. Ma Matilde, molti anni prima, era stata promessa in sposa al fratellastro Goffredo. Goffredo non solo era deforme, ma era di una bruttezza indescrivibile. Matilde invece, che era giovane, bella, piena di vita, provò a rifiutarsi, dichiarando che, piuttosto che sposarlo, avrebbe rinunciato a tutto e si sarebbe chiusa in un chiostro. Ma il frate Ildebrando di Soana, il futuro papa Gregorio VII, la convinse a non abbandonare né il papato né i suoi feudi. E così nel 1070 si sposò in Lorena. Dopo la nascita prematura e la morte di un figlio di cui non si è mai saputo il nome, Matilde, disgustata, delusa dal marito, fece ritorno qui a Canossa. Il nuovo re Enrico IV, che qui vedete raffigurato in un arazzo del 1800 e che era cugino di Matilde e, come si sa, non era né leale né di buon carattere, convince Goffredo il Gobbo a mettersi dalla sua parte, cioè contro il Papa e contro la propria moglie. È noto che durante il periodo delle lotte per le investiture, Matilde si schiera con Gregorio VII, che a sua volta decide di scomunicare Enrico IV. Questo fatto provoca altre sanguinose battaglie, in una delle quali muore il marito di Matilde. L'imperatore Enrico IV si trova isolato dopo la scomunica, ma solo Matilde difende il cugino in un processo a Tibur. E lo fa in maniera così sottile, così astuta, che la condanna, che ormai sembrava certa, viene rimandata dopo un incontro fra il Papa e l'imperatore. Matilde si adopera con grande impegno per cercare di convincere Gregorio VII a perdonare Enrico IV. E finalmente il Papa si convince, ma chiede una pubblica penitenza da parte dell'imperatore. Allora Enrico IV, in un gelido gennaio del 1077, smontato da cavallo, toltasi la pelliccia, spogliatosi dagli abiti regali e vestito solo con un saio da frate, si inginocchia davanti alla porta di questo castello, si batte il petto e implora perdono. Gregorio VII infine cede e il 28 gennaio 1077 le porte di questo castello si aprono per Enrico IV. L'imperatore attraversa a piedi nudi i cortili e i saloni e, arrivato davanti al Papa, si stende bocconi sul pavimento gelido e implora il perdono. Gregorio VII finalmente lo benedice. Questo fatto fu così clamoroso che ancora oggi, quando qualcuno ammette i propri errori, si dice che è venuta Canossa. Matilde naturalmente esulta, canta il Papa, per il risultato positivo della sua mediazione e per festeggiare offre un banchetto che è passato alla storia come uno dei più ricchi, fastosi dell'epoca. Tra le mura di questo castello, addossato alle pendici degli Appennini, la grande contessa, colei che aveva come motto sul suo sigillo «Matilde, per grazia di Dio, se questa è qualcosa», si illudeva così d'aver posto termine alla disputa con quel pranzo. Ma non poteva ancora sapere che, purtroppo, non ci sarebbe più stata pace per lunghissimi anni, né per lei, né per l'Europa. Vediamo adesso
in che modo la lotta per le investiture incise nella situazione italiana. Alla fine del secolo XI la situazione in Italia era molto cambiata. Per lunghi anni il papato e l'impero si erano combattuti e combattendosi avevano dovuto ricorrere all'alleanza con forze locali. Abbiamo visto allora imperatori e papi concedere molti privilegi, ad esempio, a cittadini di varie città. In questa maniera le forze cittadine, che poi diverranno le forze comunali, acquistano sempre più forza, così come in Germania la feudalità acquistava forza a danno dell'imperatore. In questa maniera i due grandi contendenti si vedono crescere accanto delle forze che riescono a minacciarli. Era tempo per loro, appunto, di finire questo grande braccio di ferro e di venire, per così dire, a un compromesso. Ringrazio Giorgio Cracco per il suo intervento. Urbano II è anche il Papa che, forte del prestigio acquistato dal papato nella lotta delle investiture, ha indetto la prima crociata, un pellegrinaggio armato per la riconquista del Sacro Sepolcro. La crociata interessa tutta l'Europa, ma in misura minore l'Italia. È soprattutto la feudalità d'Oltralpe che partecipa a questa esperienza così caratteristica del risveglio dell'Europa nel secolo XI. Ma sotto certi aspetti si può dire che l'Italia, alcune città italiane, le repubbliche marinare, abbiano precorso i tempi per quello che riguarda la ripresa dell'espansione nel Mediterraneo, la riapertura del Mediterraneo, che era stato bloccato per anni alla navigazione occidentale dalla presenza arabo-musulmana. Di questo ci parlerà Franco Cardini dell'Università di Firenze. Nei secoli di passaggio fra alto e basso medioevo, l'Islam non è più una potenza unitaria, monolitica, centralizzata, è in realtà frammentato in molti potentati e le nostre repubbliche marinare approfittano di questo. Cominciamo per esempio nel 1015-1016, per citare un fatto saliente, importante, e vediamo come un emirato saraceno che controllava tutto lo specchio di mare, compreso tra Baleari e Tirreno, in realtà sia sconfitto da una coalizione pisano-genovese. I pisani e i genovesi si spartiranno le spoglie di questa vittoria e cominceranno a litigare immediatamente per la egemonia sulla Corsica. Da allora quindi le repubbliche marinare, fronteggiando e contrastando i saraceni, imparano anche quella che poi sarà il leitmotiv della loro storia, cioè la loro inimicizia reciproca. Nel 1063-64 la flotta pisana saccheggerà il porto di Palermo. Da questa opera di saccheggio verrà fuori il bottino necessario a finanziare la fabbrica della grande cattedrale di Pisa, una lapide ivi apposta, una lapide dal testo fra l'altro bellissimo, a modo suo molto commovente, ricorda le gesta dei pisani in quel frangente e ci dà l'impressione esatta di quello che fosse il rapporto fra sentimento epico, sentimento cristiano e, se vogliamo, anche orgoglio della preda in queste giovani repubbliche marinare. Dall'anno in cui Cristo dalla Vergine nacque ne erano trascorsi 1063, quando i pisani, forti del loro celebrato valore, a questa chiesa, si dice, dettero inizio. Nell'anno avvenne in cui mossero in armi verso le sicule coste. Con numerosa flotta, insieme uniti i maggiorenti, i borghesi e i più umili nati, puntarono nel destino fidenti primieramente verso Palermo. Rotte pugnando da prima le difese del porto, vi penetrarono, 6 navi prendendo d'ogni dovizia ricolme. Ne vendettero una dopo aver incendiato le altre e col ricavato, ci consta, eressero codesti muri. Al fin vittoriosi, i vinti lasciando prostrati,
incolumi, con gran trionfo, a Pisa fece il ritorno. Cardini ci ha spiegato che la guerra contro l'Islam non è necessariamente una crociata. Sì, ed è anche vero il contrario, cioè che la crociata non è globalmente la guerra all'Islam. La crociata è un pellegrinaggio armato che si fa per raggiungere un obiettivo specifico. In questo preciso momento, che poi è quello originario della crociata, si fa per la riconquista del Santo Sepolcro. E quando la crociata è bandita, in che modo le città italiane si inseriscono nell'operazione? Beh, abbastanza tardi e abbastanza indirettamente. Anzitutto una colonna crociata, non la più importante, è passata per il territorio italiano. E poi naturalmente ci sono i mercanti, ci sono le voci anche diffuse dallo stesso clero che partono dalla stessa Roma, ci sono i transfughi della crociata, soprattutto in un momento particolarmente delicato dell'impresa, ci furono dei transfughi che tornarono in Europa. E quindi sono essenzialmente Genova e Pisa che intervengono nella crociata e ci intervengono per via marittima evidentemente e con lo scopo di portare ai crociati non tanto un aiuto militare quanto un aiuto in termini logistici, materiale, vettovagliamento eccetera, tutto questo evidentemente veniva ben pagato. I genovesi compiono due spedizioni, una nel 1097 e una nel 1099, che non sono importanti soltanto per la storia della crociata, ma anche per la storia dello stesso comune di Genova. Il comune di Genova, nella sua forma embrionale, la cosiddetta compagna, parte appunto dall'associazione di armatori, marinai, eccetera, che hanno compiuto questa spedizione. La prima spedizione quindi è del 1097, la seconda spedizione guidata dall'eroe cittadino del periodo, Guglielmo Embriaco, arriva a Gerusalemme proprio quando i crociati stanno ponendo l'assalto alla città. Ed è interessante perché i genovesi sbarcano a Giaffa, l'attuale porto grosso modo di Tel Aviv, smontano le navi, le portano evidentemente per via terra fino alle mura di Gerusalemme, le rimontano sotto forma di macchine d'assedio e con quelle danno un contributo abbastanza valido che evidentemente mancava ai cavalieri e ai pellegrini crociati per la presa della città stessa il 15 luglio del 1099. Insieme al contributo genovese va ricordato quello pisano, ancora più tardo. Il problema del soccorso dei pisani alla crociata è importante soprattutto perché in un certo senso i pisani, forti dell'appoggio del vescovo d'Aiberto, fondano quello che sarà poi la successiva tradizione, cioè le colonie commerciali, anche Genova ne farà. Ecco, in questo momento stiamo vedendo un timone di nave più o meno coeva del periodo che è conservato nella chiesa di San Sisto a Pisa. La chiesa di San Sisto è la chiesa del santo durante la festa del quale, il 6 agosto, tradizionalmente i pisani riportavano le loro più prestigiose vittorie militari. Termina qui la sesta puntata. Questa sera abbiamo parlato della rinascita delle città dopo il 1000, dell'origine dei comuni, della riforma della Chiesa, dell'espansione delle repubbliche marinare in Oriente dopo la prima crociata. La prossima volta troveremo i comuni ormai adulti alle prese con Federico Barbarossa. Grazie, buonasera.